Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video sulla Land of Italy, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù. E poi vi ricordo sempre in descrizione sono tutti i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming. Così facendo potete aiutare la mia partner a crescere. E allora ragazzi, eccoci qua, intanto buon inizio settimana a tutti e riniziamo la settimana nella mitica Land of Italy. Allora, intanto nell'ultimo video vi ho portato una bellissima mod, la Damage Realistic Damage System. Se vi siete persi il gameplay, ragazzi, andatevelo a vedere perché è molto interessante, perché è una mod che aggiunge più realismo per quanto riguarda la manutenzione dei nostri veicoli. Quindi se non sapete cos'è, non sapete insomma di che cosa sto parlando, andate a vedere l'ultimo video che è uscito su questa serie, dove ho portato questa modina qua. Intanto nel frattempo, visto che il nostro G240 aveva un po' di dannetti, andiamo a sono rimasti altri tre da riparare. Andiamo a riparare un altro dannetto, quindi la riparazione sarà completata alle ore 14:23. Ok, quindi fino a quell'ora il nostro GD40 non lo possiamo usare, quindi rimarrà qua in officina. E se non volete aspettare, come mi ha chiesto Marco, che saluto, mi ha chiesto se si può mandare avanti il tempo per non aspettare, come no, si può fare, basta che mandate avanti il tempo e all'ora che vi dice la fine insomma della riparazione potete riprendere il vostro trattorino. Ok, va bene. Allora, mentre lui insomma il nostro trattore è in riparazione, oggi ci dobbiamo occupare un po' delle mucchette, soprattutto dei vitellini, che non so più vitellini come potete vedere, ma sono diventate delle belle mucchettine. Quindi dobbiamo portare assolutamente questi mucchette, vediamo un po' se sono femmine, maschi, le portiamo alle stalle, ok? E nel frattempo con questo video ne approfitto per portarvi un'altra bella modina fresca fresca che è uscita la settimana scorsa, e si tratta di uno spara un tritapaglia super, dove ci si possono mettere 8 balle di paglia, davvero bello. Quindi andremo a provare questo tritapaglia e ci occuperemo quindi delle nostre mucchettine. Quindi allora agganciamo il nostro rimorchiettino, eccolo qua, e andiamo a caricare le nostre mucchettine. Vediamo se sono femmine, maschi, non lo so, quindi mo vedremo, staremo a vedere. Allora andiamo se si può aprire questo. Sì, si apre, perfetto, bellissimo. Ok, dai. Allora, a quanto pare sono tutte femmine, vedete, female, sono 6, quindi ne carichiamo tutte. Ok, perfetto. Chiudiamo e andiamo a trasportare le nostre nuove mucchettine giovani nella stalla delle mucche da latte. Quindi abbiamo altre 6 mucchette da latte, che tra l'altro stavo a vedere prima, raga, che c'è un sacco di latte, mi hanno fatto, nonostante stanno senza cibo, senza niente, raga, è pieno di latte sta stalla. Quindi poi dovremo anche portare il latte alla produzione per fare insomma la latteria, no? Per fare il latte pastorizzato. Ok, per il momento stiamo a posto così. La stalla dei vitellini, poi ci diamo una pulitina, leviamo sto letame e poi vediamo un attimo, mandando avanti il tempo, se le nostre mucche ci faranno qualche vitellino. Vediamo se ce lo fanno, se no poi le andiamo a ricomprare qualche vitellino, ok? O lo vogliamo ricomprare? Anzi, ricompriamoli, raga, vaffa frega, tanto che ce fa? Tanto dobbiamo fare, dai, sennò rimane vuota. Quindi andiamo a prendere, casomai vogliamo prenderli, vogliamo prendere questa volta, prendiamo 6 maschietti, così li cominciamo a utilizzare pure la stalla dei vitelli che è vuota, e casomai riprendiamo anche altre 6 vitelline. Ok, eccoli qua, quindi abbiamo preso 6 vitellini e 6 vitelline, ok? Così poi appena si fanno grandi i vitellini andremo a utilizzare anche quell'altra stalla. Ok, perfetto. Allora, che dobbiamo fare?
Allora, dobbiamo innanzitutto andarci a prendere questo nuovo tritapaglia. Ci andiamo a vendere quello che ci abbiamo. Vediamo un po' dove sta. Animali. Animali. No. Dove sta quel tritapaglia? No. Me lo so perso, raga. Ah, eccolo qua. Animali. Ci andiamo a vendere questo qua. Ok. Perfetto. E ci andiamo a prendere quello nuovo. Quello nuovo che trovate sul modab. Sul modab è anche per console. È il GR. Vediamo un po' come si chiama. Eccolo qua, il Girax Big Comfort. Eccolo qua, guardate che bello. Ma la cosa bella di questo tritapaglia è che c'ha un'enorme capienza. Potete metterci fino ad 8 balle quadre. Mo non so con quelle tonde se funziona uguale, ma è meglio metterci le guarre, perché se potrebbe scoppiare tutto. Insomma, ricordate che stiamo su farming, quindi può succedere di tutto. Comunque sia, marca come Michelin possiamo mettere BKT, Trelleborg e Nokian. Noi ci lasciamo le Michelin, è a posto, lo compriamo così com'è. 63.000 euro. Quindi addosta il trattorino, andiamo ad occuparci un po' delle nostre mucchettine. Allora, andiamo, carichiamo il tutto. Guardate qua, lo dovete dispiegare per caricare le balle. Guardate che spettacolo sto tritapaglia. Vedete? Ce ne vanno 4 per ogni lato di quelle quadre. Mo io non so se ho quelle quadre o tonde veramente. Speriamo quelle quadre, se no abbiamo fatto tutto per niente. Oh, che fortuna, c'ho quelle quadre, perfetto. Allora, mettiamoci qua. Andiamo a prenderci le quadre. Le quadre. Quindi ce ne servono 8, giusto? Perfetto. Oh, le carichiamo a mano, raga, per fa prima, sennò facciamo prima. Quindi le dovete mettere in questo modo qua. Così, una. Due. Oh. Poi carichiamo le altre. Tre. Così facciamo prima, raga, sennò dovevo prendere la telescopica, insomma. Poi c'ho le CSZ, me ne carica due una sopra l'altra, era un casino, no? Quindi andiamo, facciamo così, giusto per farvi vedere un attimino il funzionamento e come dovete metterle, insomma. Però è semplice, non è che ci vuole la laurea per capire ste mod, no? Quindi mettiamole qua. Così. In totale quindi 8 balle, raga, Vediamo se riusciamo a portarne due. No, non ci riusciamo. Quindi mettiamo un'altra qua. E l'ultima la mettiamo di qui. A posto, molto semplice, no? Allora, a questo punto richiudete e sperate che non esplode nulla, ok? Però se le mettete in questo modo andate abbastanza tranquilli. Vedete? Poi si incastrano tranquillamente tra di loro, perfetto, vedete? Quindi con le tonde sicuramente non funziona, casomai le potete mettere una, due buttate dentro come i normali tritapaglia, però questo qua diciamo che è fatto soprattutto per quelle quadre, ok? Perché ne potete mettere 8. Ok, una volta caricato andiamo a sparare, andiamolo a provare. Carino, no? Questo è adatto soprattutto per se avete stalle grandi dove ci va tantissima paglia e dovete sparare, insomma, la
usate insomma la paglia sciolta, dovete tritare la paglia, sono stalle che prendono la paglia sciolta, questo qua è perfetto, ok? Vedete, questo è il tubetto qua, il sparapaglia, lo potete girare, potete inclinarlo, vedete, e sparate, guardate qua che bel getto che c'ha, guardate qua, e potete girarlo, vedete, sopra, in alto, insomma, sopra, basso, basso, in alto, insomma, come... ok? Carino, no? Quindi ne trita uno alla volta, naturalmente. E andate, e andate, guardate qua che bello. Tutto qua, raga, tutto qua, molto semplice, naturalmente, non è che difficilissimo da capire. Qua. E una balletta l'abbiamo tritata, poi appena dovete riazionare per la seconda e risparate, molto semplice. Poi per quanto riguarda il cibo dobbiamo un attimino aspettare che le balle di insilato che abbiamo fatto, no di insilato, di pula, dobbiamo aspettare che diventano insilato in modo tale che poi possiamo iniziare a fare un po' di razione mista. Mo per il momento aspettiamo un attimo, poi più avanti andiamo a fare sta razione mista, sta benedetta razione mista, e le iniziamo a nutrire come si deve, insomma, ok? Poi non c'ho nulla, ci dovrei dare casomai solo il fieno, ma poi il fieno mi servirà per fare la razione mista, quindi conviene aspettare, tanto non è che non succede nulla. E porca miseria, quanta paglia vogliono ste mucche, un bel po', eh. Facciamo avanti e dietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, ok? Oh, alleluia, finish, sono presi quasi tre balle, dai, più o meno, porca miseria, non si vede una ceppa, speriamo un po' riusciamo a uscire da qua, eh. Ecco qua, intanto la colonna l'ho presa, oh, perfetto. Perfettissimo. E questo è quanto, raga. Questo è quanto, guardate che bello. Poi è pure bello esteticamente, quindi insomma, carino, molto carino. Allora, a questo punto direi niente, ste balle non andiamo un po' un attimino se perché qua mi dà la pula ancora, vedete? Vediamo un po' se tante le volte che mi dà qua. Vedete, ancora pula. Però non mi dà nemmeno... Ah no, fermentazione 87%, perfetto. Quindi io direi di... quasi quasi di mandare avanti il tempo, no? Allora, noi abbiamo questo qua, no? Vediamo un po' un attimino. Mettiamo un po' l'F1. Possiamo farla direttamente qua, volendo. Anche se non è... non è realistico proprio, perché mo buttare una balla di... la rotoballa qua dentro, insomma, perché questo qua l'abbiamo aumentato a quanto? Non me lo ricordo sinceramente se era 20.000 o 15, boh, questa da quanto è? Da 5.5, possiamo fare una e una, possiamo provare. Allora io direi di allora ci serve, allora prendiamo un attimino, scusate, mi serve il trattorino. Poi casomai prendiamo un bel miscelatore come si deve, tipo questi qua vorrei comprare io. Sarebbe bello, anche se la stalla è un po' piccolina, uno di questi. Però, raga, prende uno di questi, qua avremo problemi, perché come facciamo poi a girare qua dentro? Quindi non so se conviene prendere quello. Forse dobbiamo prendere uno un po' più piccolino. Qua in sconto non c'è nulla. Dobbiamo prendere uno di questi, ok, tipo che ne so, vediamo un po' questo qua da quando l'avevamo fatta, fammi vedere un attimo a dove sta quel cosetto, non c'è qua, vabbè, dobbiamo prendere uno di questi, dai, vabbè, poi vediamo un attimino, mo intanto voglio scaricare
Un attimo ste balle qua. Ah, poi non ci scordiamo, ragazzi miei, già abbiamo l'uva da vendemmiare, perché stiamo agosto. Mi sa che è proprio un momento, il momento dell'uva. Eh sì, dai, a settembre, ok, quindi dobbiamo pure vendemmiare. Dobbiamo vendere il pellet, non ci scordiamo pure. Quindi nei prossimi video diciamo che andremo a fare queste cosine qua. Allora, guarda sto coso. Spostiamo un attimo il supercart qua. Supercart. Allora, scarichiamo queste. Scarichiamo. Ok. Sperando che quelle qualche balla che stava qua in mezzo al muro non l'abbiamo persa e sarà andata qua dentro, non lo so. Comunque, via. Ok, tu mi servi. Allora, vediamo un attimino se le prende. Oh, porca miseria. Non può prenderla, no? Ma è impossibile che la prende. Assolutamente. Come fa a prenderla? Qua mi sa che vuole la roba sfusa. Ma sicuramente. Vabbè, tanto questa la diamo. Dobbiamo aspettare un attimo, raga, perché... Guarda. Questa la diamo, ce la diamo così. Mi devo un attimo vedere cosa darci. Cioè, quale... Sì, che cosa darci. Che cosa prende? Se mettere una piccola stazione per fare la razione mista, casomai la mettiamo qua. Vediamo se ce l'abbiamo a sto punto. Che ora non ricordo se ho messo qualcosina. Andiamo a vedere a produzioni. Vediamo un attimo. Siamo fortunati? No, non siamo fortunati perché non ho messo nulla. Questo è il caseificio. No, non ce l'ho, raga. Le devo mettere, dai. Mo la casomai la prossima volta la mettiamo e la casomai la poggiamo qua. Qua vicino a sto muro e facciamo la razione mista. Vabbè, ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua. Così mo nel prossimo video andremo, non so se andare a venderci il pellet. Vendiamo il pellet. Eccolo qua, vedete, c'ho qualche bancaletto qua. Finiamo di scaricare un attimino questo. Possiamo andare a vendere questo. E poi ci abbiamo oltretutto poi dobbiamo dobbiamo far vendemmiare, ok? Qua i vitellini, volendo possiamo un attimo dare da mangiare ai vitellini. Andiamo a caricare. Anzi, facciamo così, raga, che l'altra volta avevo... Vabbè, facciamo con questa, dai. L'altra volta ho fatto con la cisterna, quella dell'acqua, che può caricare anche il latte. E ho fatto prima, sì, perché insomma quella contiene di più latte e si fa prima. Però facciamo con questa qua, dai. Dove sta il cosetto qua? Sta qua, vedete, è un po' lentina, però. Ok, i vitellini li abbiamo ricomprati. Allora, carichiamo un po' di lattino, 2000 litri. E andiamo un attimo a darlo. Qua vedete quanto ce n'ho, raga. Ce n'ho 31.750. Quindi ce n'ho un bel po' di latte. Insomma, il latte me l'hanno fatto. Mo' iniziamo a darci pure la razione mista. Diciamo che secondo me produrranno tantissimo. Ok, dai, scarichiamo sto latte a ste pori vitellini. Bello così, no? Si mettono vitellini a parte, stanno, si dà il cibo che vogliono. Qua in questo caso ci si dà soltanto il latte e un po' di paglia e cresceranno. Una volta grossi, cresciuti, insomma, vengono spostati. Vedete, guardate che carini. Ok, ragazzi, concludiamo qua. Spero vi sia piaciuto il video. Iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollice in su. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!